Ciao amici, oggi vediamo come preparare uno squisitissimo secondo piatto vegetariano, veloce e facile. Un secondo estivo, tofu mediterraneo e riduci grassi, ma il tofu non ha nessun sapore, o sbaglio? Preparato così ti stupirà, piace anche ai più diffidenti. Questa ricetta ha solo 278 calorie, sono pochissime. In estate mantiene leggeri e abbassa il colesterolo. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. I suoi pregi principali: brucia grassi e leggerezza. Il tofu è un alimento di origine vegetale derivante dalla cagliatura e pressatura del latte di soia. Come aspetto è simile al formaggio fresco, il suo apporto proteico lo rende il corrispettivo vegetariano vegano del formaggio, ma non solo, anche della carne. 100 g di tofu contengono il 10,1% di carboidrati, il 37% di proteine e il 52,9% di grassi. Il tofu quindi è ricco di proteine, grassi buoni e calcio. È utilizzato nelle diete dimagranti perché è povero di colesterolo e grassi saturi. Contiene vitamina B12 e D. Vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona? Partecipa agli eventi, vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta Italia. Prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere. Ecco come si prepara. Tofu alla mediterranea. 300 g di tofu affumicato, uno spicchio d'aglio, 300 g di pomodorini di Pachino, 20 olive nere, 2 cucchiai di capperi sott'aceto, 20 g di pistacchi senza sale sgusciati, 6 foglie di basilico, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, quanto basta di sale rosa, pepe e paprika dolce. Già mi vedo con i miei amici in veranda al fresco. Sì, farai bella figura con tutti. Preparazione: taglia il tofu a fettine di circa 1 cm, 1,5 cm. Taglia in due simpatiche metà i pomodorini di Pachino. Scalda lo spicchio d'aglio con un po' d'olio in una padella antiaderente, poi metti i pomodorini in cottura insieme alle olive e ai capperi. Continua a cuocere finché i pomodorini non appassiranno. Mescola di tanto in tanto e aggiungi sale e pepe a piacere. Aggiungi il tofu e lascia insaporire per 5 minuti. Aggiungi il basilico spezzettando le foglie. Servite caldo in inverno e freddo d'estate, ma sempre dopo aver cosparso il piatto con i pistacchi tritati. Consiglio anche una spolverata di paprika per completare la ricetta con un tocco di classe. Proprietà degli ingredienti principali: il tofu è ricco di proteine vegetali, è energetico, facilmente digeribile, contiene pochi grassi e carboidrati. Le olive nere, se consumate con continuità, aiutano a ridurre i livelli di colesterolo cattivo, sono antiossidanti e facilitano la motilità intestinale. I pomodorini di Pachino aiutano a perdere peso perché stimolano la produzione di carnitina che trasforma i lipidi in energia. I capperi, grazie alla rutina, abbassano il colesterolo, contengono molte fibre e poche calorie, perfetti per chi vuole perdere peso in modo naturale. I pistacchi sono considerati più utili tra tutta la frutta secca per contenere il colesterolo alto, inoltre aiutano a prevenire il diabete. La paprika ha proprietà antibatteriche, contiene ferro, utile per prevenire l'anemia, è una fonte di antiossidanti. Per ridurre ulteriormente i grassi e mantenere il piatto equilibrato, vi consiglio di accompagnarlo a 2 gallette di quinoa e a 200 g di verdure cotte, zucchine o spinaci, conditi con olio extravergine di oliva e limone. Per vedere tante altre buone ricettine, iscrivetevi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche. Mangia consapevole e dimagrisci. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale, sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao.